sangue è un tessuto liquido e, essendo liquido, può giungere in tutte le parti del corpo. Il sangue nutre attraverso il trasporto dell'ossigeno mediante i globuli rossi. L'ossigenazione e le proteine sono indispensabili per mantenere e far crescere i tessuti. Il sangue difende perché trasporta piastrine e fattori di coagulazione che si attivano immediatamente tutte le volte che c'è una ferita oppure un danno a livello del sistema venoso o arterioso. Il sangue protegge perché trasporta i globuli bianchi, che sono responsabili di intercettare eventuali virus, batteri, parassiti o sostanze tossiche ed eliminarle dall'organismo. L'ematologo, attraverso l'emocromo, valuta se il sangue è in salute o necessita di ulteriori accertamenti.